Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie, di questa carriera, diciamo, di questa epopea danese, per venire a vedere, a dimostrare che c'è del calcio in Danimarca. Poco, molto, non lo so, lo stiamo portando sicuramente. Quello che ci portiamo noi è tanta ignoranza fornita anche da questo campionato, da questa storia che sta venendo fuori, che è meravigliosa. Voglio iniziare salutando in due che mi hanno commentato la scorsa puntata, chiedendo consigli. Comunque, intanto Arianna Sage, vado per fare intanto, perché già quelli consigliati li ho letti prima, li ho aggiunti nella lab mercato, li ho messi anche in ricerca, quelli almeno che potevo li ho messi in ricerca. Dov'è lab mercato? Ok, mi ha consigliato ottima Arianna Saia, o Saia. Chiedo scusa, non so se sbaglio a pronunciare. Caso in cui sbaglio a pronunciare il cognome, chiedo scusa. Comunque, mi ha consigliato un po' di giocatori del Foggia. Beh, per la difesa, Camporese e Tonucci. Anche se più che difensore centrale, forse ci serve più un terzino sinistro. Perché c'ho Ljungsgaard che nasce difensore centrale, ma anche come ruolo terzino sinistro, un po' adattato lì. Si vede che è più un difensore centrale che un terzino. Poi, per come esterno centrocampo, che metterei io in attacco, Gerbo e Deli per il centrocampo. Poi state vedendo Alfonso Davies, quell'altro nome ora ve lo spiegherò, l'ho spoilerato, sono scemo comunque. Quell'altro Davies è stato suggerito invece a Lorenzo Colucci, che diceva: ma il pupillo dell'Altavun? Alfonsino sarebbe bello, però molto probabilmente al momento è nettamente al di sopra delle nostre possibilità. Tanto sto vedendo che qui può giocare sia esterno sinistro che esterno destro, sarebbe meraviglioso, multiuso, giocherebbe da main attacco e lo metterei attacco da entrambe le parti, sarebbe meraviglioso. Vediamo se eventualmente possiamo. Però poi c'è l'idea mia, questo bello mino qua. Così, ripescarlo fuori da vecchi mondi, da vecchie carriere, un piccolo eroe di vecchie carriere del buon Falco, un po' forse ingiustamente dimenticato, potrebbe fare a caso nostro. Vediamo, così. È un'idea mia, un po' così. Vediamo, io a questo punto, io onestamente andrei un attimo avanti di qualche giorno. Andrei avanti di qualche giorno, vedere se per puro caso succede qualche cosa. Allora, offerta di trasferimento di Kanstrup. No, 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 mi dispiace, ma Kanstrup, no, ci serve. Ricevuto offerta e vado avanti. Io direi che Kanstrup ci serve, assolutamente ci serve. Allora, vediamo un po' la situazione, vediamo un po' la situazione. Purtroppo il problema è che ci serve un terzino sinistro. Perché ci serve? Perché al momento, se guardate un attimo la rosa, purtroppo abbiamo Ljungsgaard che è un adattato e la riserva, vabbè, Kotal, volendo a livello puramente numerico, va bene. Difensore centrale, in effettivo, Kanstrum, Backman, magari un backup. Un backup in difesa e non c'ho Hausner e l'altro ce l'avevo un altro, no, e non ce l'ho, cazzo. In effetti per la difesa, allora, perché su Hausner onestamente non è fattibile, perché allora, il problema è che se per caso sono stanchi i miei difensori centrali, qua io sono una merda. Almeno uno dovrei prenderlo. Almeno uno dovrei prenderlo. Facciamo una cosa. Proviamo a seguire questi consigli. Allora, però, e non lo so, 710.000, purtroppo sono combinato maluccio. Allora, io direi invece fare un'altra cosa. Questi quei obiettivi li tengo lì, sono nel lab, li tengo d'occhio. Vediamo un po' la situazione. Io piuttosto, giusto per completare l'organico, almeno per un difensore centrale lo cercherei, ma lo cercherei
fra gli svincolati. Vedere se riesco a prenderne qualcuno, qualche difensore centrale. Strahil Bandalowski. Vediamo un po' la situazione. Qua. Allora, io. Le difese a 50 di questo, porca di. Allora, Cancellor. Uno che si chiama Cancellor. Vabbè, comunque, poi. Ciobardi, no. Questo. David Edgar, 31 anni, questo non è che c'è un grande futuro. Poi Anas Etatodica. Etatodica. Boh, allora facciamo una Etatodica. Mercato, vediamo. Edgar. Arnab Mondal. Kingsleana Singh, difensore centrale, forse non sembra male. Michael Sahil e Salam Ranjan Singh. Ranjan Singh, non vedo grandi difensori centrali, eh. Non ne vedo proprio di grandiosi, devo dire. Non ne vedo di grandiosi. Allora, vediamo un po'. 88, 76, 72, 82. Allora facciamo una cosa. Purtroppo devo andare un po' al risparmio proprio per il discorso che i soldi ce ne sa pochini e quindi quindi insomma, a meno che no, comunque allora, cioè, per cerca giocatori, scusate, voglio ritornarci. Voglio ritornarci su quello, voglio ritornare su quel menu. Voglio trovare. Allora, andiamo. Percettismo, difesa. Quello c'ha più difesa potenziale è questo. Chvichan Narowski, ma no. Questo c'ha la forza, almeno è 1,93. Questo è bestione che non lo smuove nessuno. 70 Mandal, 1,90 Mitchell, Kingsleana Singh, io Kingsleana Singh. Kingsleana Singh. Però, allora. David Edgar. Tanto comunque. Allora, David Edgar. Vediamo una cosa. Proviamo giusto. Non lo so. Facciamo una cosa, andiamo un po' avanti, eh. Andiamo un po' avanti, vediamo un po'. Casomai l'ultimo, vediamo cosa si può fare. Non c'è niente. Ok. 10 ore al termine. Un'ora? Un'altra? Scusate, eh. Prima di andare avanti, no, che finanza, che cosa sto facendo? Scusate, allora, trasferimenti. Hub mercato, non è che c'è qualcuno che un attimo, se è un pochino, non lo so, vabbè, da Pucchi, vediamo un po', Hakimi, Hakimi quanto vogliono per Hakimi? Hakimi quanto non sappiamo, va bene, allora. Camporese, non sappiamo nulla di nessuno di questi. Tanto questo. Allora, aspetta. Etas. Allora. Io patriottismo. Difensivo. 71. E da Todica. Tanto il difensore centrale e terzino sinistro. Quindi, bene o male, chiude anche due ruoli. Vabbè, boh, è la Todica, tanto per. Tanto ce ne serve uno giusto per completare l'organico, per avere eventualmente un secondo difensore centrale da schierare. Mantieni per saltare, va bene. Allora, è da turno. Inchia, già sa chiede turno. Ok, va bene, accetta. Poi, un anno. Controfferta facciamo due. Non tanto, due. 2-2, va bene. Allora, ignoriamo clausola rescissoria. Ma ti avrei sentito, tu cosa chiedi? Tieni così, non mi neanche uno stipendio consigliato. Io
Turnover. Allora, facciamo una cosa. No. Avanti. Avanzo offerto 2000, eh? 2100 ma col bonus di ingaggio di 12.000. Vabbè, dai, si può fare. È da todica. È da todica, ce l'abbiamo, è da todica. Oh, vediamo com'è su Eda Todica. Io secondo me. Ingaggiato un fuoriclasse. Nialto è spuntato. Ha ingaggiato un fuoriclasse. Vediamo, io voglio davvero sul grande fuoriclasse. Aspetta, ma voglio vedere allora. Scusate, eh. Eda Todica. Eda Todica. Eda Todica. Minchia, bello il suo fuoriclasse. 62. E vabbè, ci abbiamo giusto l'organico. Prendiamo Nielsen, ma Nielsen, sto Nielsen in qualche ruolo c'ha. È solo terzino sinistro. Va bene. Ok, Walley ce l'abbiamo ancora infortunato. Ormai però sarà riserva. Carson Bachman, Djurgård. Ok, va bene. Quindi, signori, allora, fatto questo, io voglio provare. Sapete che c'è? Prova la follia. Prova la follia. Sì. Sì. Cerca giocatori. Vabbè, l'ultima follia, voglio provarla. No. Cos'è il mio lab? La voglio lab mercato, lab. Ok. Allora, posso provare una cosa che è attaccante, che però poi io me lo giocherei esterno. Facciamo una cosa. Contatta per il prestito. Club non intende tentare acquistare o puntare su altri prestiti. Va bene. E allora contatta per acquistare. Contattiamo per acquistare, proviamo a trattare. Dai. Proviamo a vedere se riusciamo a riportare a casa il buon Hiroto. Avanti. Dal coso di. Allora. Scambio giocatori. Che cosa gli possiamo. Aspetta, aspetta, Cionia, Cionia. Centrocampisti. Abbiamo. Jebsen e Ivd. Ecco. Bugge Jebsen. Avanti. Bugge. Bugge, Bugge. Allora, checco. Centrocampista alo terzino. Allora, offri altro giocatore. Ivd. E alo terzino, va bene. Allora, altro ruolo. Ali. Allora. Ankersen, Blume. Lunding. Lunding. Lunding? Minchia, Lunding è 1.8 e 25. Ok. Non possiamo. Non possiamo, mi dispiace, non possiamo, non siamo nelle condizioni. Però teniamoli lì. Teniamoli lì. Ormai non per questo calciomercato, ma almeno per il prossimo. Teniamoli lì, dai. Teniamoli lì. Intanto avanziamo, vediamo se nel frattempo ci arriva qualche offerta per qualcuno. Sembra di no. Sembra assolutamente di no. Sembra assolutamente di no. Vediamo. No. 5 ore, niente. 4 ore, niente. 3 ore, niente. Io sono sicuro, tutte le offerte arriveranno alla fine del calciomercato. Sicuro. Sicuro alla fine del calciomercato arrivano tutte le offerte. Tutte. Niente da fare. Niente. Calciomercato. Ok, ultimo si è concluso. Leggi, aspetta. Ora arrivi. 7. Aspetta. Oh, allora. Fortuna allenamento. Sverrisson. 3 settimane. Comunque, allora.
Assistente giocatore. Questi sono. Ah, assistente allenatore. Ah, questi sono quelli partiti per le nazionali. Va bene. Poi, Meyer, aggiornamento pensiero osservatore. Vediamo un po' cosa ci viene. Allora, dalla Norvegia ci arriva Robert Lunde. Lunde. Non lo so, 16 anni. No, vediamo, eh. A Asbjørn Rønning. No, rifiuta questo. Steinar Eriksen. Rifiuto. Robert Lunde. Rifiuto, lasciamo perdere. Ok, allora, poi. Colombo, meglio del Detetic. Colombo ci porta dalla Finlandia. Sampo Consta. No. Tatuvilo, sì, Tatuvilo, ok. Viridiami Kuikkonen. Kuikkonen. Ingaggiamo il Kuikkonen. Amoni, dai. Kuikkonen va bene. Poi, si è concluso. Usaccio che si è concluso. Offerta Pican Sup. Ma io già le avevo rifiutate, giusto? Le ho rifiutate tutte. Ok, va bene. Visitate tutte cose, l'osservatorio, ho visti tutti. No, questo no, Olsen. No, l'avevo visto Olsen, fermi tutti. Allora, Christopher Westergaard. Westergaard, 100.016 anni. Sì, ma il potenziale è basso. No, rifiuto. Marius Østgaard. No. Benjamin Olsen. Sì, vabbè. Philip Franzen, bello, e Hansen, no, niente. Diciamo che questi osservatori ci hanno portato un che benissimo. Intanto, menisco. Allora, avanti, e dobbiamo giocarci sta partita. Allora, Andersen per la prossima partita. Sono notevole, sto giocando bene. Per questo voglio sapere, voglio in campo fin dall'inizio. Andersen, con tutto il bene che ti si può volere, ma cioè, anche no, Andersen, non te la piglierà male, ma no, Andersen no. Mentre Halldórsson già è sceso a 68, va bene, va bene, va bene. Allora, Sverrisson, centrocampista che è di riserva, ma vieni, ce l'ho infortunato, ottimo. A sto punto portiamo questo difensore centrale in più e va bene così. E va bene così, va bene. Ok, vuoi salvare? Sì, va bene. Ok, e allora almeno risolviamo sta cosa. Ok, calciomercato. Abbiamo fatto abbastanza di calciomercato, no? Abbiamo perso abbastanza per il risanamento oggi, ma perché non posso? Controllo se e sono tutti. Scusate, perché non è ok. Non si vuole essere sicuro di aver messo il posto giusto. Comunque, dai, giochiamo partita. Andiamo a giocare questa partita contro questi che non mi ricordo chi cacchio siano. Contro il Wendisell. Ok, non mi hanno visto neanche come stanno in classifica, ma ci cambia niente. Dobbiamo giocare sempre per vincere. Avanti, signori. Crediamoci. Yar! Ci attende un match tutto da vivere, due squadre pronte a darci battaglia, a regalare Avanti, spettacolo. Non cambiate canale. ci siamo. È il momento. Torniamo in campo. Nostro Arus. Il nostro Arus Un torna in saluto da campo. parte di Scusate, Chiedo mi Ci sono Parlo. Ci dimenticato te. attende una Sono lì. sfida con la seguire Ok, con me, come va sempre, Stefano bene. Nava. Ciao a Il tutti. nostro Sono Arus Pierluigi, torna in non lo campo. sto più nella pelle. Ok. Tienimi. Speriamo di non rimanere delusi. Abbiamo Davide contro Golia. Numeri completamente Abbiamo diversi il per gli nostro, noi attacchi delle abbiamo due il squadre, miglior Stefano. attacco, siamo il Sono miglior più attacco positivo contro loro che è il sull'attacco e peggiore giocato attacco, bene 6 gol sotto segnati in gli 7 avversari. partite. Bene, Hanno ottimo. ottenuto un risultato positivo Dai, nell'ultima allora stretta dobbiamo che è in vincere, parità. dobbiamo La forse vittoria oggi vincere. non dovrebbe sfuggirgli. Ha Dai fatto ragazzi. giocare con la stessa intensità che ha No! permesso loro di No, il dai e vai, palla a terra. Ma non ci avevo pensato, certo. bravo Davanti a un grande Ibra allenatore una Galeb, volta ha Ibra. appeso Per il Furman, microfono al Furman. chiodo. Vai Furman.
Vai Phil. Ecco come si schierò gli occhi. Lancio che l'ha visto. Lusgar che si inserisce nella grande. Il cross. Senza troppi rischi. Sadà! Niente. Contenimento tranquillamente fra le braccia del portiere. Sì, però che hanno spezzato bene. Che canzi. Cioè, si leva. Io portavo a lui che quello si sposta. Ha spazio per tirare. Vabbè, non male, non stavo facendo la parata, ma c'è con il corner. Che palla avvelenata, per un attimo pensavo che stava giocando a palla avvelenata. Porca miseria, meno male. Meno male, adesso però. Adesso mandiamo via, giusto? La mandiamo via, giusto? La mandiamo via, giusto? Bravo. Palla okay. Verso il centro dell'area. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Meno male, bravo Anderson. Bravo Anderson. Vai, Ibra, Ibra. Sì, vabbè, Ibra. Ibra c'ha i momenti, cioè purtroppo Galeb quest'anno soffre ogni tanto di narcolessia, ogni tanto si addormenta in campo, non lo so, forse non ho idea da cosa deriva, però diciamo Galeb il narcolettico. Cross, crossa verso niente. Il centro, brutto cross, però Furman prova a tirare fuori! Furman! Tifosi impazziti! Furman, che gol ha fatto Furman! Gioia! Furman! Che gol ha fatto Furman! Che gol ha fatto Furman! Che gol ha fatto? Bam! Ciao! La regia ci mostra nuovamente tira fuori, il gol, bam! Gli è pure andata a giro! Io ho tirato normale, io non ho fatto premuto cose di tira a giri. Ha tirato una legna a giro. Ed ecco dunque. Grande il Furman, primo dai, 1-0. Dai. Dai signori. Yor! Vai Bundu. Bundu come se n'è andato bene, Bundu. Bundu! Una parata incredibile. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Ci aspetta il bravo Bundu. D'acqua. Bene Bundu. Corri questo primo palo. E così. Cross. Occhio al pallone in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Azione interrotta. Vai. Benissimo. Bundu. Lancia a cercare Sana. Bellissimo essere portato da Sana. Sana. Sanano. Occhio al tiro. Anderson. Pallone in gioco, pericolo. Calcio d'angolo a caccia del gol della sicurezza. I tifosi avvertono il momento positivo e aumentano il numero dei decibel. Vabbè, dai. Ci proviamo ancora, dobbiamo crederci. Mezzo. Pacman! 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 Sì, Pacman! 2-0. Mamma mia. Palo gol, un classico. Queste vittorie di squadra, un segno di attaccanti, ci pensa il resto della squadra, prima Furman, poi Bachmann di testa sul calcio d'angolo. Gol che ci viene mostrato. Salto, mamma mia, come svetta in mezzo a tutti, e di precisione chirurgica Paolette. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Vai, 2-0. Yar! Dallo anche Sen, anche Sen, fallo. C'è la norma del fallo. Intervento duro, meno un giallo. Ecco. E viene dunque ammonito. La decisione dell'arbitro non sorprende nessuno. Evidente. Come assolutamente aria, sì. Comunque. Ibra, Galeb. Bellissimo lancio per Djuzgard. Stop di Djuzgard. Il cross è angolo. Norma del vantaggio. Angolo. E l'arbitro vede qualcosa che non va. Come? Ah, è fallo. Ok, va bene. Io da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Comunque. Cross. La mette al centro. Prova la porta. Ci credo. Miracolo. Ah, vabbè. Dunque, ottimo primo tempo comunque. Squadra di casa avanti. Ottimo primo tempo. In ogni caso, ottimo primo tempo. Non mi aspettavo, devo essere sincero. Secondo me su 2-0 ci va anche stretto, ci va decisamente stretto. Penso abbiamo, ci è andati bene, abbiamo dominato la partita, insomma, dai. Ora sta a noi continuare così, sta a noi continuare ad andare avanti in questa maniera. Comincia ora la seconda, dai ragazzi, signori. Yar,
Bravo Bundu. Sul mercato, Bundu, con bravo a lanciare Sanà, bellissima. Sanà. Volevano un giocatore in quel ruolo e sono riusciti a fare la concorrenza. Ibra Caleb, prova il tiro. Vabbè, c'era solo ha provato il super tiro. Tira completamente sballata. Buon Ibra Caleb. Capita di sbagliare, l'ha colpita però. Dall'Arabia Saudita alla Danimarca con furore e anche un po' di kebab. Dove ti trovi? Cosa? Palla verso il centro dell'area. Peccato, vai, dai, dai. Va bene, dai. Va bene. Va bene. Nei highlights, dai. Highlights. In mezzo. Backman ancora! Backman ha rischiato la doppietta, signori. Ha rischiato la doppietta di Backman. Che meraviglia. No. Okay, la traiettoria verso il centro. Ok. Ha provato la botta al volo. Meno male. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Meno male. Che cazzo è questo pondo? E il mal no Ibra. Vai Ibra Caleb. No. Tocco verticale no, interessante. Bravo Furman il ripiegamento e va bene o non va bene, meno male. Ecco, qua si vede perché hanno fatto solo 6 gol in 7 partite. Sì, qua si vede anche quanto sono scemo io, però. Prova a calciare Aldorsson, che tiro ha parato Aldorsson, che tiro ha parato, ma che missile era quel? Che Aldorsson era in posizione. Però non dico poteva bloccare, però. Comunque bravo Aldorsson, no, e bravo adesso che in via. Però adesso non importa. Oh, riprendiamola. Commissario pur. Alt. C'è necessità di cambi. Direi a posto gli Amini. Guira a posto di Amini. Poi Bundu, sì, qualche lancio non si è visto più di tanto. Sanà lo vedo bene, anche se è un po' spento. Ci mettiamo Riel e vai così. E vai così, dai. E riprendiamo. Si ripartirà con tre cambi tutti assieme, non si sa mai, sempre poi con la speranza che infortuna nessuno, lo so, è un rischio, però se arrivano tutti e tre sti cambi, meno male. Ok, per Furman, visto l'inserimento di Jusgaard, io l'ho visto i piedi di Furman non bene. Comunque vabbè, comunque ok, palla recuperata dagli avversari. Niente, adesso ci siamo un attimo spenti in fase d'attacco. Oh, signori, bravo Furm. Conquistano una buona posizione da posizione. Va bene. L'allenatore sta per mandare in campo, non forse penso sia in grado di fare chissà quale grande. Posizione da posizione invitante. Non penso, ha provato a sorprendere il portiere, per poco non. In fase offensiva, diciamo, in fase propositiva ci siamo un po' spenti, signori, Occhio al ci suo siamo movimento. Un po' spenti in fase propositiva. E ovviamente cerchiamo di riaccenderci. Bene. Me. Bello inserimento. Sanà! No. Ha sperato un gran gol qui. Pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Sanà. Conclusione in cui mancava solo un pizzico di fortuna per insaccarsi. Sarebbe stato un gol da favola. Vabbè. Ma meno male che siamo 2-0 all'87esimo. Quindi diciamo che la partita è abbastanza in ghiaccio. Meno credo. Ibra, ridiamo Giusca, ma tua mamma. Perfetto, tempestivo del difensore, no, che intercetta. Ferma. Occhio a questo lancio. Brando. Va fuori. Questo va fuori. Vedere, palla larga, bene, fuori. Così. Oh. Ok. Allora sono Backman. Ok. Castro. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. No, ho detto no. Metterla in mezzo. Mamma mia, bravo. Difensore che interviene. Sì, la Peppa. Vai. Vai Ibra. Oh, fine. Dai.
Match che finisce qui. Oh, 2-0, vittoria tutto sommato abbastanza tranquilla. Benissel non ci ha dato particolari problemi. Direi assolutamente bene così. Assolutamente bene così. Midtjylland vince contro il Brandy. Al 30, comunque al trentesimo stanno 1-0. Vabbè, vedremo com'è andata. Vedremo la classifica. Noi siamo sempre terzi. Con Midtjylland e Copenaghen a 18, noi siamo un punto dietro. È sempre abbastanza combattuta. Ufficio. Che cosa? Che c'è? Colloquio giocatore. Deluso per non giocare titolare. Mi dice, non solo io aspettare, ma sono convinto che avrei potuto fare bene. E Andersen, no. Andersen, mi dispiace, Fiolo. Mi dispiace deluderti, però non, no. Non sei, non puoi. E per Femi, interruzione, devo fare allenamenti. Devo fare allenamenti. Però, allora. Carica la sessione precedente. Allora. Se io sono stagio, lo sto allenando, perché bi altre caratteristiche non è malaccio. Semplicemente è piantato a terra e quindi ci servirebbe un po' di velocità, altrimenti comunque miglioro. Allora portiere Jessen, io lo sto continuando a allenare perché comunque per il futuro l'allenatore servirà. Rissanen velocità scatto, io potrei sacrificare questo per vedere un attimo cosa abbiamo. L'insan centrocampisti abbiamo preso Ketola, Kuikkonen potrebbe essere allenamento, certo, abbiamo Avilo, era un altro portiere, va bene. E allora allenerei Kuikkonen, alleniamo Kuikkonen. Che cosa, allora cross lungo, no. Perché cross? È centrocampista centrale. Quali cross? Comunque, allora, suggerito, vediamo un po'. Allora, attacco, scenario. Sì, esperto, passaggio corto, tiro. No. Allora, dice controllo di agilità. È 1,76. Se onestamente potesse lavorare su questo, non sarebbe male. Velocità scatto, agilità. Controllo di velocità scatto, agilità. Se proprio devo farei questo, però facciamo una cosa, per ora andiamo su questo. Conta quanto tempo, cerchiamo di renderlo veloce, vediamo un po' e simula tutto, vediamo un po' come va gli allenamenti. Va bene. Ah, Jessen sale a 55, Wiccone rimane sempre quello che è, e vabbè, avanti. Ora, a questo punto io direi di andare alla prossima partita, o perlomeno al prossimo allenamento. Fermi qua che devo fare un po' di cose. Allora, carica lezione precedente. Lasciamo così. Con Rissanen, Kuikkonen mi sale a 57, Rissanen mi sale, siamo Rissanen 57, Kuikkonen 53, gli altri non salgono granché. Stage non... mi sa che Stage non lo alleno più perché sembra che non ne valga tanto la pena. Comunque, resto conto finale su Ali Keita, vediamo un po'. 65. No, Guerrieri questo è un 61, Frattali è un 67. Allora, Teemu Pukki, non a causa di scena, però 3 milioni e 2 non ce l'abbiamo a disposizione. E niente, 3 milioni e 2 magari più avanti. Aspetta, puoi vedere Teemu Pukki, non mi dico quanto è alto, 1,80, voglio vedere accelerazione 80. Ah, questo è uno veloce, diciamo veloce, accelerazione, agilità, elevazione 75, c'è la scala, è una specie di Filippo Inzaghi questo qui, ma vediamo, elevazione 75, ma vediamo, è lì, prima o poi. Allora, questi sono tutti i resoconti, perché è Teemu Pukki, va bene, ok, io ora direi
Andiamo avanti. Avanziamo, vediamo un po' cosa ne viene fuori. Fermi. Adesso ci sono altri resoconti. Fermi tutti. Allora. Gianni Nazionale, non mi frega niente. Conferenza stampa. Motiviamo la Rus, scusate. Allora, la Ruattara. Giocatore che ormai conosciamo bene dai tempi insomma, da altre parti. E caro la Ruattara, rimuovi i preferiti perché anche no. Direi anche no. E poi come abbiamo. Oh, allora, Nelson Loyola. Terzino sinistro. Ma puoi stare lì dove sei. Esistenza equilibrio, accelerazione, scappè, fe. Cosa, eh? Via. Equilibrio del sistema, la difesa? 64, non. Vabbè, rimetto. Vabbè, vediamo. Sergio Hakimi. Hakimi, attenzione. Attenzione, Hakimi. Allora, difesa. Vediamo un po'. Allora, marcatura 64. Contrasti. Ci sono i contrasti. Quindi, cioè, scivola 66. Vabbè. Hakimi. Allora, Hakimi non è male, però. Hakimi, però, giusto. 850.000. Teniamolo d'occhio. Poi vediamo i vari suggeriti. Allora, Camporese. No, questi ottimi. 8 giorni rimasti. Allora, sta continuando a seguire, va bene. Allora, sono io, ok. Vabbè, basta, ok, non ce ne sono più. E adesso tocca a noi. Intanto, cioè, oh, si è ristabilito un giocatore. Chi? Oh, Sverrisson. Si è ristabilito Sverrisson. Bene, così. Quindi, a questo punto, visto che si è ristabilito Sverrisson, io lo riporterei in panchina perché. Ma se è ristabilito vero? O nella serie c'è ancora l'acciacchetto? È meglio non rischiarlo. C'è ancora l'acciacchetto. E vabbè. Comunque, i miei titolari sono tutti a posto. Quelli che devono essere ci sono. E tra di questo è stanco. Com'è che si è stancato questo? Cioè, che ha fatto tardi a giocare a briscola con gli amici. Come che è stanco? Cioè, quell'energia, come l'ha persa? Che non lo schia, come l'ha persa? Vabbè, mistero, non voglio saperne nulla. Comunque, giochiamo la partita, dai. Giochiamo la partita. Sempre Laurus contro questi qua. No, allora io Ceres. Io Ceres e loro, quelli scuri. Alla Ceres non si rinuncia. Soprattutto qua, quando si tratta di The King, di Belarus. Dai, avanti. Yar! Coppa che ci propone oggi Ok, questo match così stimolante fra ci due dei possibili siamo! protagonisti Ci del siamo, torneo. signori! Questa partita dobbiamo continuare a vincere. Dare continuità, io però non guardo molto le classifiche, devo essere molto sincero. Forse sbaglio perché dovrebbe darmi un'idea di quello Amici che ci sportivi, troviamo benvenuti. davanti. Qui è Perugia Parma, vi Però parla, dobbiamo mettetevi provare per comodi, vincere sta per cominciare tutte. il match, ne Anche approfitto per questa fuori salutare campo contro il mio l'Horsens. partner di Dai questa squadra ragazzi. che è Stefano Nadal. Ya! Capitano un fallo prettamente offensivo che dovrebbe garantire una Allora, certa meno quantità di male. Bene così. occasioni da rete, speriamo di Bene gol. così. Speriamo che ci Calma. regalino gol e Calma. spettacolo, come al solito. Noi. Non è facile trovare spazi, ci No. provano con la circolazione di palla. No. Occhio al pallone Meno male. per il possibile Bene. Bene vantaggio. uscita. Ciao. C'era Bene. solo la Comunque bello. potenza Sul in questo tiro. tiro, mira Beh. completamente sballata. Mano Bello. larga, dai, Bello. da Sentì. per Bello. sbagliare la colpita Davvero da parte bello. romana. Poi mi. Vabbè. Palla nuovamente in Vabbè. possesso. Qua. I fratelli. I gemelli Derrick. Per Furman ancora, Furman sulla fascia, chi me fa finta, sana! E che cazzo, sembra che sta scattando, poi ci ripensi, A banda metri per loschi. correre. Ok, sana, il cross, al Occhio volo attraversone. Furman. Vabbè, Palla che termina lontanissima dalla porta, difesa dal portiere.
Ok. Va bene. Allorson. Prova a lanciare la tromba. Porca, meno male, Puntuale qui Ibra. il difensore nel Ibra al recupero. posto giusto, al momento giusto. Ma vabbè. No. No, Hai meno creato male, confusione. Attenzione, Ordonson. la palla è lì. Meno male. Urma. Bello l'inserimento, l'ho visto, Sana. Sana! Attenzione Sana! perché c'è la caccia del gol in vantaggio e questa può essere davvero una buona occasione. Potevano sbloccare la gara. Eh già, avrebbero potuto aprire le marcature se avessero sfruttato al meglio questa occasione. Nulla è perduto comunque. Vabbè, dai, dai. Oh, va bene, dai. Fa niente. Fa niente. A metri per Ah, crossare. vedo. Juncker. Comunque, lo, cioè, la squadra, stiamo giocando Palla contro messa dentro. Juncker, eh. C'è un Juncker dei loro. Quindi. Sana. Possibilità per la ripartenza. Sana. Sana. Undu. Sulla fascia. Anchersen. Pallone interessante. Ottimo pallone filtrato. Anchersen. Il miglior attacco del campionato ha colpito ancora con questa rete del vantaggio. Fanno paura là davanti. Le difese avversarie tremano di fronte a una potenza di fuoco simile. 2 a 1 Ed ecco Anchersen. dunque arrivato il primo Dai gol dell'incontro, ragazzi. 1-0. Yo! Dal Ibra, dai. punto di vista invece Adesso ci siamo economico, i sbloccati. club ne Ci approfittano siamo per sbloccati, bella esplorare il per loro Amini. marchio di rigore. Amini! Attenzione all'avviro. Vabbè, angolo. Palla in out, calcio d'angolo. Abbiamo l'angolo, abbiamo calcio d'angolo, dai. Questo è il primo palo. Metti mezzo, Pallone in mezzo, Ibra! occasione clamorosa sprecata qui per aumentare Peccato, il vai. margine e portarsi a Va più bene, 2-2 dai, gli fa niente, avversari. fa niente. Il Vai, ripartiamo difensore di cade testa, lontano. benissimo, Bundu. Ridalla a Sana. Sana, Sana, Sana. Può Bello avanzare a Sana sulla faccia, spazio. Sana. Sana. Sana il cross, Colpo dentro. patate. Allontana di poco il Ricrossala di portiere. nuovo. Furman! E Aumentano il vantaggio con la 1-0! rete. Adesso sono due gol da recuperare per gli Allo avversari. Attenzione che scadere di. però Allo ci sia scadere il primo ancora tempo, proprio possibilità per completamente gol allo del scadere pareggio. Non ci si poteva 2-0. aspettare diversamente Bene così. dal miglior attacco del Bene così, campionato, capace ragazzi. di andare a segno con una Bene così. regolarità disarmante. Poi, che cross poi Incolpevole cross qui in il acrobazia portiere, e Furman grande di scelta di testa tempo che decisamente castiga non poteva farci nulla per il nuovo Luigi. portiere. 4 gol, Hanno raddoppiato, adesso cioè, sono ha avanti già 2-0. fatto 4 gol in campionato. Che ha perso il centrocampista buono. Arbitro Comunque, che dice che può bastare per adesso, oh, la ovviamente. grandissima, signori, 2-0 dopo i benissimo. primi 45. Un po' sofferta nella prima parte della partita, anche perché avevo un po' di difficoltà a costruire. E anche perché, insomma, in qualche modo un po' in difficoltà mettevano, però in qualche modo ce la siamo cavata, ce la siamo cavata. Adesso, Tutto pronto, si dai, parte con il secondo tempo. 2-0, continuiamo così. Yor! A disposizione. Bello il suo cross, bello, Prova a però, servire il compagno. beh, Occasione per accorciare le distanze, attenzione. E non sbaglia, sono ancora vivi, sono ancora in partita. Non si sono oh. arresi nonostante il doppio svantaggio. Altri al loro posto avrebbero rischiato Chi l'imbarcata. ha Gol importantissimo con cui hanno segnato? dimezzato lo svantaggio. Ancora un altro e saranno di nuovo pari. Chi ha segnato? Segnato Contenuto è Juncker. cambiato, ora siamo sul risultato di Salvini 2-1. non approverebbe. Comunque, no, non mi piace sta cosa. Ibra, Ibra, vai a Può chiudere tu. avanzare, No, potrebbe amico crossare. mio, Difensore spazza in qualche Meno modo. male, meno male, meno Giocatore che male, meno male. abbandona Dai. il campo e possiamo Ok. ascoltare gli Dai. applausi dei tifosi. Buona Anda partita. via. Buona, buona. Allora, La sua prestazione è stata sono bravo. buona. Servono cambi. Amini, come al solito, c'ha la resistenza di cose che non so. Quindi ci metto Guira. E poi basta. Perché per ora gli altri non è il caso di sostituirli. Va bene, Guira. Ecco il cambio per Va provare a bene, Guira. rimettere almeno in parità la gara. Posizione Va bene, Guira. Posto di defilata, Amini. probabile che decida. Sana. 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 Manda vuoto il giocatore. Palla Cross. messa dentro. Guira, Zielinski si vabbè. perde. Spazzano via il pallone. Mamma mia, Guira. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Niente, ci ho provato. L'allenatore della squadra di Va, casa sta no, per effettuare. no. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Ok, Davvero bel Vandaloschi. gioco. Il cross. Cross in mezzo. Buono l'anticipo del Va bene, difensore. dai. Fa L'allenatore niente. sta per mandare in campo forze fresche. Fa niente.
primo palo. Come sempre. Cross in mezzo. Cross verso È la centro Peppa, dell'area. Bundu. Tira Bundu! Attenzione al tiro! Conclusione che si aspetta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior Vabbè, sorte. Ibra, l'inserimento. Avevo visto l'inserimento del terzino, che poi ci ha Passaggio da ripensato. dimenticare. Pallone Perché che termina no, c'ho il direttamente in zona terzino laterale. obiettore di coscienza. Non lo so che. No, scusate, non. Padroni di casa che Vittorio sono Coccetta, nel sotto di una senso rete a che pochi minuti obiettavo a un dal certo termine. I punto tifosi di fare sembrano gli avere il scatti, certo non lo ora. so, Hanno a disposizione poco non tempo, in ma quel senso. tutto può ancora Comunque, succedere. fine! Fine! Match che finisce qui. Fine! Oh, E ho l'arbitro rivisto i mette la parola fine fantasmi su della questo scorsa match, puntata. ovviamente. In un attimo ho rivisto i Non è fantasmi della facile scorsa trovare. puntata, porca miseria. Ah, delirio, delirio, delirio. Mamma mia, comunque, boh, bene così, un'altra vittoria l'abbiamo portata a casa, bene così. Detto questo, direi a questo punto di salutarci qua e di darci, intanto vediamo, panoramica, obiettivi, cosa, conferenza stampa, ancora conferenza stampa. Sì, vabbè, senti, contro il Brembi. Motiva. Motiviamo tutti. Ok. Comunque, il Copenaghen ha perso e abbiamo superato, soltanto il Midtjylland c'è davanti a noi, soltanto il Midtjylland. Quindi ora io mentre faccio questi allenamenti, faccio subito subito così, io direi che possiamo salutarci qua e darci appuntamento alla prossima puntata di C'è del calcio in Danimarca. Sì. In effetti c'è del calcio in Danimarca, o almeno vogliamo sperare che ci sia. No, 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 non voglio uscire, non ancora. Io c'è, o almeno sì, c'è del calcio in Danimarca, vogliamo almeno sperare che ci sia, oppure portarcelo noi, calcio in Danimarca, a modo nostro. Intanto si è ristabilito Walley, che adesso sarà portiere di riserva, mi dispiace per lui. Boh, detto questo, direi che ci salutiamo qua, ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Quindi un saluto a tutti quanti voi e alla prossima!